Ci sono? Donne Messico diceva, che questo sempre è come se fosse un primo incontro, non so se sia una cosa positiva o una cosa negativa. C'è un film, no, dice 40 volte Natale, una cosa del genere, per quanto possa essere bello, no? Però il problema è che il protagonista, ogni volta che rivive Natale, ha la consapevolezza del Natale fatto il giorno primo, quindi non è che lui quel giorno sa, è il primo giorno, quindi se abbiamo la consapevolezza di quello che ha fatto, dopo deve essere un poco pesante. O illuminati dalla grazia potrebbe essere una cosa positiva, potrebbe essere una cosa bella. Però quando anche qualche volta dice ci amiamo come il primo giorno, se è così non si è capito niente. Sì, perché se io amo la persona oppure amo Dio come il primo giorno, dice sì, io pure come prete così amo il Signore come la prima volta quando. No, è una falsità questa, perché vuol dire non aver vissuto, non aver avuto un momento di difficoltà, di crisi, non si è cresciuto. Siccome noi, grazie a Dio, viviamo, cresciamo, ci scontriamo, ci incontriamo, anche a livello di fede, quindi dovremmo dire, nonostante tutto, tutti i miei anni così continuo ad amare. E l'amore deve essere sempre diverso. Sì. Quindi dicevo, questa realtà qui, se poi restassimo anche così, non so pure se qualche volta dice, poter tornare indietro, avere 15 anni, 20 anni, però poi intanto rifacciamo sempre lo stesso percorso. Perché se torno indietro di 20 anni con la consapevolezza di oggi, ma non avremo 20 anni però, capiamo bene, altrimenti non saremmo i ragazzi di 20 anni, quelli che devono fare poi quelle esperienze e anche quelle difficoltà che si viveva a suo tempo. Ringraziamo il Signore di quello che siamo adesso. Continuiamo questo nostro cammino. Se vi ricordate, la volta scorsa ci lasciammo col fatto che dicemmo Gesù in pratica ci aiuta, la novità grande, di vivere un modo diverso la relazione con Dio. In genere noi iniziamo la preghiera, momento di incontro con il Padre Nostro. Mi veniva però da dire anche adesso, no, Padre Nostro, quando noi preghiamo il Padre Nostro, nella nostra mente, oppure anche visivamente, no, noi a chi e a cosa ci rivolgiamo? Perché penso che Padre Nostro automaticamente, tipo chiamo qui, non siamo qui, Padre Nostro, quindi guardiamo davanti perché siamo davanti. Qualche volta forse ci viene di alzare lo sguardo al cielo, così Padre Nostro che sei nei cieli. Vi dico la verità, non so se sia tanto corretto pregare così il Padre Nostro. Perché abbiamo la sensazione e l'impressione che quando preghiamo così il Padre Nostro ci stiamo rivolgendo ad una entità astratta. Perché intanto c'è un dato di fede che non devo mai dimenticarlo. Dio nessuno l'ha mai visto e nessuno mai lo vedrà. Fin quando noi stiamo in questa economia qui della nostra umana carnale. Che cosa noi concretamente vediamo? Concretamente noi vediamo in questo contesto qui, vediamo Don Ernesto, ci vediamo noi. Quindi penso che forse la posizione, la postura giusta per pregare il Padre Nostro dovrebbe essere quella di guardarci in faccia. Perché se dico Padre Nostro che sei nei cieli e faccio così, sto pregando l'aria. Tanto è vero, abbiamo visto, abbiamo detto che a un certo punto, proprio affinché non ci fosse più un'immaginazione, perché poi, capite bene, l'immaginazione è la mia immaginazione, è la sua immaginazione, è la tua immaginazione nei confronti di Dio.
proprio perché non ci sia un'immaginazione distorta, perché l'abbiamo detto, niente più deleterio di avere un'immagine distorta di Dio. È venuto l'unica persona che lo vede, lo conosce, che sta con lui faccia a faccia, è venuto e ce l'ha detto. È Gesù Cristo. E quindi Gesù Cristo, abbiamo detto, abbiamo cercato di dire, o stiamo cercando di dire, che questo l'ha fatto prendendo un corpo. Quindi se ha preso un corpo, vuol dire che questa relazione con Dio passa necessariamente attraverso la dimensione del corpo. Quel corpo che noi per tanto tempo, ma anche forse perché aiutati da certi modi di fare catechismo di una volta, noi abbiamo sempre un poco mortificato e messo da parte. Perché vi ricordate, no, che cosa si parlava per il passato? L'anima. L'anima che deve elevarsi a Dio. Ebbene, mentre l'anima si eleva a Dio, il corpo che cosa fa? Siamo figli anche in quanto occidentali di una certa filosofia, no? La filosofia che da un lato parla di un amore platonico, dall'altro parla di questa realtà del corpo come una prigione dell'anima. Un po' di studi di Platone, no? Vi ricordate? Questo poi diceva. Gesù Cristo invece stranamente viene a dire che siamo una unità. Quindi se si eleva l'anima, anche il corpo si deve elevare. E se si abbassa il corpo, anche l'anima si abbassa. Quindi non è che, cioè, perché altrimenti, capite, ci sarebbe una scissione dentro di noi, una divisione. E voi lo sapete, quando si crea una scissione, una divisione, sapete come si dice? Siamo schizofrenici. E noi forse come credenti, come cristiani, potremmo essere schizofrenici. Pensiamo una cosa? Quella, c'è la realtà, sì, perché appunto per quella dimensione lì, come dice San Paolo, il corpo, questa realtà qui corporale, ha bisogno di essere trasfigurata per entrare in quella dimensione lì. Però adesso questa realtà dell'incarnazione è il figlio che si incarna, che quindi assume il corpo, e non l'assume per modo di dire. Dovete sapere, nella Chiesa antica c'era, questa era un'eresia, che diceva che appunto Dio aveva assunto un corpo, poi nel momento della crocifissione Dio si era ritirato e quindi era rimasto solo quel corpo là sopra, quel corpo di quell'uomo che si chiamava Gesù. E noi sappiamo che non è così, perché quando poi lui risorge, ricordate la prima cosa che farà davanti ai suoi apostoli? Sono io, guardate, i segni dei chiodi. Quindi dirà che la passione era proprio sua, quindi il risorto porta i segni della passione. E noi sappiamo anche che quando Gesù lo dice, il nostro dogma, risorge come? Porta in cielo che cosa? L'anima e il corpo. Quindi voi pensate, se lui ha assunto la nostra umanità, l'ha assunta, l'ha fatta sua, la nostra umanità, quando è risorto, non l'ha lasciato sulla terra, l'ha portata lì. Quindi vuol dire che la nostra umanità già sta lì. Ci pensate, la nostra umanità, questa qui, già sta lì. È magnifico se proviamo per un attimo a pensare, perché noi queste cose purtroppo le sappiamo per fede, le sappiamo perché la domenica professiamo la nostra fede. Sapete come te? Credi in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore, eccetera. Amen. Quasi a dire, quando arriva quell'amen, sembra così liberatorio che l'abbiamo finito. Ricordate come siamo partiti i primi incontri? Professiamo la nostra fede. Quella è la nostra professione. Allora, quella realtà del vero volto di Dio, di cui Gesù, vi ricordate, dicemmo anche un poco, forse così irriverente, ha la presunzione di rivelarci il vero volto di Dio, vuol dire che sta dicendo attenzione alle mie fantasie. Perché noi abbiamo questa tentazione, non solo noi, l'uomo da sempre ha la tentazione di farsi Dio a propria immagine e somiglianza. E quando tu ti fai Dio a tua immagine e somiglianza, tu a Dio gli fai dire, gli fai fare quello che vuoi. Però pensare anche un'altra cosa, molto semplice, no? Qualche volta io voglio parlare con Dio, oppure vorrei che Dio mi parlasse. Se proviamo a pensarci sotto sotto, anche questa è una grande sciocchezza che noi diciamo. Perché da un lato io voglio che Dio mi parlasse quando io voglio. Però guardate che il Signore non ci parlerà per un semplice motivo, non perché non ci vuole parlare, perché Lui tutto quello che aveva da dirci
e da darci, ce l'ha detto e ce l'ha dato in Gesù Cristo. Quindi Dio non ha più niente da dirci, per cui noi vogliamo sentire, sapere cosa Dio vuole dirci, abbiamo il luogo dove il Signore ci parla, la celebrazione. Lì mi parla. Ecco perché allora ci riuniamo. Allora, quando ci riuniamo per le celebrazioni, non ci riuniamo per incontrare Dio. Ci riuniamo insieme, come comunità, come persone. Poi possiamo usare quella bella parola, come fratelli e sorelle. Che trovano l'identità di essere fratelli e sorelle dalla parola che ascoltano, dalla parola di Dio. Il problema però, sapete il nostro qual è? Che noi Dio non lo ascoltiamo. Proprio perché lui dice fratelli e sorelle, e noi non lo ascoltiamo. Lo sentiamo, ma non lo ascoltiamo. Vedete, le parole fondamentalmente sono dei suoni attraverso un'articolazione di sillabe che noi mettiamo insieme e raggiungono l'orecchio. Attraverso il nostro orecchio, io sto parlando, quindi attraverso dalla mia bocca arriva il vostro orecchio, poi dall'orecchio entra dentro, no? Dentro di noi, quindi anche qui un corpo, vedete, una parola che entra, che deve prendere poi corpo dentro di me. Però molte volte succede che quello che uno mi dice non mi interessa più di tanto. Capite? Siccome non mi interessa, come diciamo noi, di qua mi entra e di qua mi esce, perché non mi interessa. Se invece mi interessa, quella parola entra di qua, poi scende dentro di me, cerco di farla mia, se mi interessa. E cerco di farla mia, quindi di vivere quella parola. Ora capite bene, se io dico che voglio entrare in comunicazione con il Signore, voglio che il Signore mi parli, e la domenica è il luogo privilegiato dove il Signore ci parla, parla Signore perché tu sei vuoi ti ascolta, tanto è vero il lettore, oppure i sacerdoti, il diacono, lì l'acclamazione anche lì di fede, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Allora capite, quella parola lì poi, che io ho ascoltato, diventa poi parola che si fa carne nella mia vita, perché il dinamismo è questo qui, la parola si fa carne, ecco perché abbiamo Gesù Cristo. La parola si fa carne, perché se la parola che noi ascoltiamo non si fa carne attraverso di noi, quella realtà alla quale stiamo, i sacramenti, sono atti magici. Il sacramento è reale, è vero, quando la parola si fa carne, ma non semplicemente come gesto rituale che avviene sull'altare o in confessione o al battistero quando riceviamo il battesimo. Si fa carne perché diventa carne della mia carne e io divento carne, quindi continuazione di che cosa? Di Gesù Cristo, che è rivelazione e sacramento di Dio. Noi lo dobbiamo dire sta cosa, ce la dobbiamo dire. Noi siamo chiamati per vocazione ad essere sacramento di Dio. E questo, se da un lato ci dovrebbe spaventare, da un lato non ci dovrebbe lasciare quieti. Noi, diciamoci la verità, abbiamo anestetizzato troppo la nostra fede. Quando io non voglio sentire un dolore, no, il dottore mi fa l'anestesia, mi dà un calmante e il dolore non lo sento. Siccome la parola di Dio, Geremia dice, Signore, quando le tue parole mi vengono incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu un miele nella mia bocca, però nelle mie viscere ho sentito tutta l'amarezza. La parola di Dio, se ci facciamo caso, molte volte diventa uno schiaffo. E se la parola non sentiamo che ci sta schiaffeggiando. San Paolo parla della spada, che arriva fino alle midolla e dice, le divide, capite? No! Però, allora, ma noi la sentiamo così la parola? Parlo con Dio. Capite allora come facile, semplice e ridicola anche l'espressione parlo con Dio? L'abbiamo detto altre volte, se ricordate, noi forse siamo dei buoni cattolici, ma forse non siamo cristiani. Perché come cattolici noi facciamo le pratiche, faremo le 40 ore, inizieremo sabato, no?
insieme alle 40 ore, poi venerdì della Dolorata, poi le sette parole di Gesù sulla croce, e poi che ne so, un atto triduo, le faremo queste cose come pratiche, perché siamo abituati, perché mia mamma me lo insegnava, i nonni così, i parroci pure di prima, come ci tenevano, e tutti quanti lì siamo presenti. Poi finita la pratica delle 40 ore, tranquillamente ho fatto quello che devo fare, facevo già prima. Noi non siamo cattolici, siamo cristiani, dobbiamo ritornare ad essere cristiani. Cioè coloro che testimoniano l'atto che celebrano. Noi dobbiamo vivere la celebrazione, non solo fare o partecipare a una celebrazione. Partecipiamo alla messa, va bene, ma partecipa alla messa perché? Perché io devo vivere l'atto celebrativo. Se non vivo l'atto celebrativo, ho assistito a una bella rappresentazione. E sinceramente, ce lo diciamo tra di noi, quelle che fanno a teatro sono migliori rispetto a quelle che noi facciamo in chiesa. Perché in chiesa sei costretto a stare 45 minuti in coppia su quella sedia, che non è neanche comoda, qualche volta fa pure freddo, invece se vai a teatro, è vero, paghi un pochino in più, che vai a teatro, però tieni la poltroncina, tieni il riscaldamento, l'attore ti fa anche ridere, qualche volta anche noi facciamo ridere, questo pure è vero, ci sta anche questo. Don Antonio, un'ora, quindi poi se vanno pure scegliere per essere Don Antonio e sono stato sacerdote. Cristiani, dobbiamo tornare a essere cristiani, cioè dobbiamo tornare a dare un senso anche alle azioni rituali che noi facciamo e non limitarci a compierle o a parteciparvi come spettatori. La parola, se non si incarna, incarnarsi significa che la mia carne, e allora divento io parola. E anche qui Gesù Cristo, lui Gesù Cristo non è che quando stava tra i suoi spiegava Dio. Noi, il nostro rischio, no, anche ci voglio rendere testimonianze, pensiamo che la nostra testimonianza sia spiegare Dio. Noi non siamo chiamati a spiegare Dio. Noi siamo chiamati a vivere Dio. Allora, l'unica realtà che siamo chiamati ad assimilare, a fare nostra, è Gesù Cristo. E anche qui, noi il rischio che noi facciamo è che vogliamo spiegare Gesù Cristo. Allora dice, ma io non sono capace, io non sono bravo. Per forza, sì. Ci sono i teologi che spiegheranno Gesù Cristo, ci sono i biblisti che lo fanno per mestiere questo. Ma io come cristiano che cosa lo devo fare? Allora Gesù Cristo come cristiano cosa ha fatto? Camminava, benediceva, accoglieva, amava, perdonava. Capite? Quello che lui annunciava, non solo lo annunciava dicendo che Dio è Padre misericordioso, Dio è un Padre che perdona, quello che annunciava, attenzione qui entriamo proprio nella realtà sacramentale del sacramento, quello che annunciava lo realizzava anche. Mentre i profeti dell'Antico Testamento dicevano, Dio annunciavano la realtà di Dio, Gesù Cristo non solo l'annuncia, la realizza e l'attua. Non dobbiamo semplicemente dire Dio è amore. Devo amare. Capite? Devo amare. Non siamo a dire che Dio è buono. Dobbiamo essere buoni. Dio perdona. Qualche volta lo si sente, no? Dio perdona, io no. Però vado a messa. Però vado a messa, capite? È difficile, nessuno sta dicendo che sia facile, nessuno sta dicendo che è una passeggiata, però non dobbiamo neanche scimmiottare oppure prendere alla leggera l'esigenza dell'essere cristiano. Non so se ve lo raccontai già a suo tempo, c'è un diacono della nostra diocesi che vive l'apostolato nelle carceri a Secondigliano
E lui dice che una volta si trovava, mentre stava spiegando, parlava dell'amore fraterno, che bisogna perdonare. E faceva questa catechesi ai carcerati. Dice che quando iniziò a parlare di questo amore fraterno che bisogna, un carcerato si alzò perché se ne voleva andare. E lui glielo disse: perché te ne vai? Dice: no, perché quello che tu stai dicendo io non riesco a viverlo. Ma è stato sincero, è stato onesto. Perché tranquillamente poteva restare lì, parla, va boh, sì, l'amore di Dio che perdona e pure Dio che perdona. Invece no, capite? Cioè lui ha riconosciuto la sua umanità, la sua fragilità, la sua debolezza, e dire: me sta cosa non riesco a viverla. E guardate, un conto che io dico, io non riesco a viverla, un conto che dico, no, però non mi interessa. C'è una differenza abissale. Perché da un lato io riconosco la mia fragilità, però dico anche che cosa? Riconosco che ci può essere una grazia, una forza, una grandezza. Ecco la comunione che io vivo, che mi può dare la forza oggi, domani, dopodomani. Ecco l'idea, il fatto di non essere come se fosse il primo incontro, nel non abituarmi. Oggi la Chiesa ci fa fare una memoria particolare, Santa Giuseppina Bachita, che è una santa che ha vissuto una vita terribile, del Sud Sudan, quindi schiava, trattata come schiava, venduta come schiava, arrivata in Italia, anche in Italia, venduta e comprata come schiava, alla fine una famiglia che la compra come schiava, poi alla fine comunque la libera. La preghiera colletta di questa santa diceva così: Signore, tu che hai tratto dall'umiliazione della schiavitù, l'hai elevata a tua figlia e sposa di Cristo. Dall'umiliazione della schiavitù l'hai elevata a tua figlia e sposa di Cristo. Ma provate a pensare queste espressioni: dall'umiliazione della schiavitù l'hai elevata a tua figlia e sposa di Cristo. Come questa ha vissuto la sua vita. Ora, il problema, sapete qual è? Stamattina, parlando con le monache durante la celebrazione, ho detto questo: noi lo diamo così scontato il fatto che siamo figli di Dio, perché questa espressione a noi non dice niente. Figli di Dio a noi non dice niente. Perché forse ci manca il passaggio precedente. Quando il popolo di Israele viene liberato, ricordate, no, la famosissima scena, il passaggio del Mar Rosso, dalla schiavitù d'Egitto, entra nella terra promessa, Mosè, a nome di Dio, tiene a dire al suo popolo: guarda bene di non dimenticare dalla condizione di schiavitù dalla quale io ti ho fatto uscire. E domani, quando arriverai in terra straniera e lo straniero verrà da te, ricordati che anche tu sei stato straniero. Quindi non comporta malamente verso lo straniero, perché pure tu hai vissuto quella condizione e io sono sceso per liberarti, quindi libera anche tu. Invece che succede? Che sono prigioniero, finisce la prigionia e quando arrivo di qua mi dimentico che ero prigioniero. Dovremmo ricordare un poco più spesso anche il nostro passato, ma non per essere legati, ma forse perché ci potrebbe aiutarci a sviluppare la gratitudine. Forse noi abbiamo perso il senso del non sappiamo più dire grazie. E i nostri nonni, no, dicevano: Signore, ti ringrazio per la faccia per terra. Quando un periodo di guerre, di situazioni dove le terre, quando sì e no si coltivava, si riusciva a prendere qualcosa. Ma fateci caso, non, perlomeno così apparentemente non ci manca niente, però pure non abbiamo la sensazione di non vivere. Ricordate il Vangelo domenica scorsa, no? Gesù che va con i primi alla casa di Simon Pietro e c'era la suocera che stava a letto e gli parlarono di lei. E poi dice il testo che Gesù stava fuori alla porta e la gente così gli portavano. E il fatto di stare fuori alla porta mi faceva pensare un poco alle zone nostre, no? Quando i portoni erano aperti e il portone di qua guardava nel portone di là.
Noi invece fateci caso, noi abbiamo alzato i muri. Sentiamo, no, qualche volta in televisione hanno trovato una persona morta dopo 4-5 giorni, così. Prima il signore di fronte vedeva la porta chiusa, ma che è successo? Non si è affacciata. Era attenzione quella, era un'umanità. I sacramenti sono realtà umane. Gesù Cristo, non lo dobbiamo dimenticare, è una realtà umana. Gesù Cristo, in quanto uomo, appartiene a questa realtà qui. Ecco perché l'hanno potuto comprendere, accogliere o rifiutare. Perché guardate, se Gesù Cristo si presentava sulla scena del mondo come Dio, ma chi l'avrebbe rifiutato? Scusate. Se io mo qui adesso, no, immaginatevi, 3 metri, sono una persona altissima, no? Ma io mi imporrei a voi per il fatto di essere alto. Voi poteste negare che sono alto. Però sapete, se io vengo piccolo piccolo, e voi potete anche dire, ma Gesù Cristo non è venuto imponendosi come Dio, nella realtà di Dio, perché altrimenti chi l'avrebbe rifiutato? Ma dove stava la libertà? Però San Paolo dice, attenzione, che la libertà poi non diventi un pretesto. Questa realtà dell'umanità è quella che noi dobbiamo riscoprire, la realtà dell'umanità, perché i sacramenti, tutti e 7 sacramenti, fateci caso, hanno tutti a che fare con il corpo e con la realtà della creazione. L'olio, l'acqua, il pane, il vino, la persona. E questa realtà noi dobbiamo ritornare a rivalutarla, partendo da noi stessi. Allora, dobbiamo ritornare, come vi dicevo, a riscoprire non tanto l'insegnamento di Gesù, ma l'agire di Gesù. Come Gesù ha agito. E dobbiamo avere il coraggio di agire anche noi come Lui ha agito. Quando Gesù, possiamo fare un passaggio in più, se noi valutiamo umanamente parlando, no, se dovessimo dire se la vita di Gesù è una vita riuscita umanamente parlando, noi dovremmo dire che Gesù umanamente non è riuscito, non è una vita riuscita, perché scusate, è morto in croce. Non so se lo condividete questo pensiero. Se noi facciamo una valutazione umana, Gesù è riuscito come uomo? No, perché un miserabile, dice l'Antico Testamento, maledetto chi pende dal legno. Quindi Gesù è un maledetto, umanamente parlando. Allora capite, se poi noi diciamo che siamo chiamati non tanto a trasmettere l'insegnamento, ma l'agire di Gesù, vuol dire che io sono chiamato a trasmettere che cosa? Anch'io la stessa azione di Cristo. E allora, come si suol dire, ripetendo l'espressione, o pare spara magi fa, ma mi conviene o non mi conviene? Da dove poi Gesù ha tratto forza per poter agire in quel modo? Nella fedeltà. Guardate, la fedeltà è importantissima. Essere fedeli è importantissimo. Quando durante la liturgia, non molte volte, soprattutto nei salmi, ritorno un poco come il ritornello, no? Signore, il tuo amore per sempre. Signore, ricordiamo il tuo amore. Narriamo le tue meraviglie. Quando noi abbiamo questa espressione, la Sacra Scrittura sta dicendo una sola cosa. Sta parlando della fedeltà di Dio verso l'uomo. E la fedeltà di Dio verso l'uomo, sapete qual è? Quella che lui ha detto.
come vi ricordate adesso, lo so che dovremmo ricordarci, Dei Verbum numero 2, quando vi ricordate, adesso all'inizio lo ricordate, piacque a Dio rivelare se stesso e manifestarsi in persona e dirci il mistero della sua volontà, quale? A mettere gli uomini alla comunione con sé. La promessa di Dio, la sua fedeltà, le meraviglie di Dio, queste sono, a mettere l'uomo alla comunione con sé. Quindi se io ho questa consapevolezza, allora mi devo dire, mi devo chiedere come vivo una sofferenza, come vivo un'incomprensione, come vivo una reazione. Del resto, nel Vangelo di ieri, si parlava dell'incontro tra Gesù, Vangelo di stamattina penso, sì, Vangelo di stamattina, Gesù con una donna, dice il testo che era di origine, di lingua greca, sirofenicia, cioè abitava in un territorio che per l'ebreo era un territorio impuro. Tenete presente che per gli ebrei il Signore si è rivelato agli ebrei, loro sono il popolo fedele, il resto sono tutti pagani impuri. Quindi questa donna è una donna impura. Questa donna, dice il testo, che è una figlia, dice il testo, figlioletta, quindi evidentemente una bambina piccola, quindi l'affetto, capite, ha la figlioletta, va dal Signore, Signore, la mia figlioletta è ammalata. E Gesù risponde così a questa donna: non è giusto prendere il pane e darlo ai cagnolini, va prima dato ai figli e poi a... E lei risponde: sì Signore, è vero che i figli mangiano il pane, però i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola. E Gesù dice: per questa tua parola tua figlia è salvata. Ora capiamo bene, no? Se noi analizziamo il testo così com'è, Gesù è stato sprezzante, mamma mia, mancano poche pietà verso questa mamma. Oppure digli una parola un poco così più dolce: sai, figlia mia, non è possibile, mi dispiace, la mia missione è un'altra, prima verso il popolo di Israele, poi eventualmente vediamo anche verso, capite? Cioè addolcisci un poco la pillola, diremo noi. Gesù reagisce in modo anche sgarbato nei confronti di questa mamma. Il problema non è tanto la reazione di Gesù, il problema è come questa donna si pone davanti alla reazione di Gesù. Che è meravigliosa la reazione di questa mamma, che continua ad avere fede, nonostante la risposta negativa di Gesù, continua ad avere fede. Ma scusatemi, non so quanti di noi hanno il cane o un animale domestico, no? Ma in genere, se io cagnolino, vatta là, che torna solo vicino al padrone. Non se ne vada vicino al padrone, pure se il padrone lo tratta male, torna dal padrone. Ma capiamo, ma noi dal padrone ci andiamo o no? Anche quando abbiamo l'impressione che ci sta trattando male, oppure quella famosissima preghiera di quella salute, di quella grazia, non me la sta concedendo. Che faccio? Ah sì, Signore, così, e ce ne andiamo. Quante volte la cosiddetta fede che si perde, si è persa, perché non ci ha accontentati su quelle richieste che noi abbiamo fatto. Ma capite com'è bello, no? Metta monetina, vado vicino alla cassa, service, metta monetina, prodotto B3, e mi esce il prodotto del caffè oppure del Kinder Bueno. Faccio 3 preghiere. Dio tappa buchi, capite? C'è un buco nella mia vita che sto vivendo, che è anche un dramma. Allora, Signore, mio, però una volta che il buco è riempito, poi alla prossima difficoltà che tengo, poi vengo di nuovo da te. Ma, scusatemi, non voglio banalizzare, ma non facciamo così. Non lo consideriamo così. C'è un altro passo nel Vangelo, mi pare che già lo... No, no, non lo vedemmo. C'è la figlia di Gairo. Anche lì c'è un papà che ha una figlioletta che pure lì... Stranamente nei Vangeli quasi sempre le figlie che non stanno bene. E va da Gesù e dice: Signore, anche qui la mia figlioletta a casa è ammalata, vieni a imporre le mani. Gesù dice: verrò. E dice il testo, una espressione bellissima, Gesù fa strada insieme a questo padre. Gesù che cammina con questo padre. Quindi proviamo a pensare il cuore di questo padre in subbuglio.
per la situazione che sta avendo a casa, però Gesù cammina con lui. E dice il testo che mentre sta andando a casa si infrappone una donna che aveva da 12 anni perdite di sangue. E questa donna pensa così, Gesù dice, se riesco anche solo a toccare il lembo del mantello sarò guarita. E quindi questa donna va, tocca Gesù. Voglio dire che mentre sta andando c'è un'altra cosa, quindi Gesù interrompe un po' il suo viaggio, no? Pensate il cuore di questo padre, dimmi che fa, signore, sta mia figlia, che sta mostra donna, proprio si doveva venire qua in mezzo così. E Gesù poi si ferma, parla, chi mi ha toccato? Gli apostoli dicono, ma come, signore, tanta folle, chi ti ha toccato? Gesù dice, e lei la donna, impaurita, signore, io, Gesù la guarda negli occhi, anche qui la tua fedeltà è salvata. E riprende il cammino. Mentre riprende il cammino, arrivano dei domestici dal padre, non disturbare più il maestro, tua figlia è morta. E Gesù dice, tu continua solo ad avere fede. No. Gairo, la figlia di Gairo. Lui si chiama Gairo. No, lì in quel passo lì non dice chi sia. C'è un altro passo del capo, il responsabile della sinagoga. Per cui gli altri dicono, signore, glielo devi fare perché lui ci vuole. Però capite, tu continua solo ad avere fede. Però lui sta camminando, camminano insieme. Sì, guardate, potremmo chiederci, ma perché c'è sta la sofferenza, perché c'è sta malattia, potremmo chiederci tutto, però tu continui solo ad avere fede. Allora, capite, davanti a questa realtà, quando poi Gesù arriva a casa, comunque poi la guarisce, la salva. Ma capite i tratti di questo Dio, loro come sono belli. E Gesù questo rivela questi sono i tratti di Dio, Gesù questo è Dio. E noi questi tratti dobbiamo rivelare. Guardate, se io frequento un ambiente, permettete adesso, di politico, di destra, io come impostazione sarò di destra, capite? Se un ambiente di sinistra, come impostazione sarò di sinistra. Se io frequento l'ambiente questo qui, e io devo essere di questa impostazione qui. Allora, se non sono di questa impostazione, allora dobbiamo dire, forse Gesù Cristo io non lo sto frequentando. Se ricordate, il mese scorso ci dicevamo questo, no? Ma andiamo mai a fare un poco un momento di adorazione, tu a tu? Vado un attimo a fermarmi, o aspetto sempre che quando il parroco mette lo Santissimo Sacramento esposto e quasi ci obbliga, mi raccomando, venite all'adorazione eucaristica e noi andiamo. Perché lì andiamo, diciamoci la verità, molto ci andiamo perché ci ammai. Papa Benedetto diceva una cosa bellissima, no, riguardo a Gesù, il Signore non si va perché c'è un comandamento, si va perché si è attratti. Adesso noi dovremmo essere bravi a ricordarci quando ci siamo innamorati. Quando si è innamorati, tu hai cose che vi saremmo cose vista così, che era bella, era bello per cui si sente attratto. Poi dopo capisci, no? Dopo passi la fase dell'innamoramento e poi arriva l'amore. Quindi non è più il fatto così, però poi c'è l'amore. Il Signore ci attrae a sé. E ci attrae a sé non con legami di forza, ma con legami di bontà, con legami di amore. Guardate, questa dovrebbe essere la Chiesa. E attenzione, perché quando dico Chiesa, dico questo dovremmo essere noi. Noi molte volte come Chiesa siamo un po' arcigni. Arcigni come Chiesa noi siamo. Anziché essere madre, siamo più matrigne. Pare che siamo sempre lì che amo cogliere in fallo qualcuno che sta sbagliando o che ha sbagliato per dirgli che così non si fa perché si deve fare diversamente. Sì, ma io poi dirò anche che si dovrà fare diversamente, però prima che faccio? Prima cerco di medicare, no? E poi dopo vediamo. Perché
così ha fatto lui, così ha fatto il maestro. Capite allora perché lo devo frequentare? Perché allora l'unica parola che io dovrei ascoltare è la sua parola per capire veramente come dovrei agire come figlio di Dio. Che non significa sminuiamo il peccato. No, non significa sminuire il peccato. Però non è una cosa che sa, mi raccomando, non devi peccare più. Adesso, ricordate nei Vangeli, questo l'abbiamo visto, le scene di vocazione, quando ci sono le famosissime conversioni, Gesù non dice mai alla persona che sta di fronte non devi più peccare. Prima entra in comunione con quella persona e poi dalla comunione con quella persona, la persona stessa si rende conto e diventa consapevole e non lo fa più eventualmente. Vai d'ora in poi, non lo fare più, ma è alla fine del percorso, non è all'inizio del percorso. Non è la conversione che provoca l'incontro con il Signore. Gesù l'ha detto chiaramente, sono venuto per i malati, non per i sani. Sono venuto a chiamare a conversione i peccatori, non i giusti. Quindi questo che significa? Che la comunità cristiana è una comunità di peccatori. E se voi non vi siete peccatori, in chiesa non ci dovete venire. La chiesa la frequenta solo chi è peccatore. Chi si ritiene santo, giusto, in chiesa non è posto per lui. E ancora, io direi ancora prima, diceva Don Ernesto all'inizio della celebrazione, noi ricordiamo, confesso a Dio, a voi fratelli e sorelle, sapete, non la battuta cotta mai fatta, perché dico confesso a voi fratelli e sorelle, e lo dice anche il sacerdote, e lo dice i fedeli, però confesso che ho peccato, però se poi qualcuno mi dice che sono peccatore poi mi arrabbici, come ti permetti? Però intanto, ma come tu l'hai detto tu che sei peccatore, e mi ha chiesto anche di pregare per te, però prima di questa opzione qui, c'è un'altra opzione che facciamo dove riconoscere il peccato, quando andiamo in chiesa e mettiamo la mano nell'acqua santa. Perché già lì, ricordando il battesimo lo sapete bene, no? È il primo sacramento che ha tolto tutti i peccati. Dice, beh, ma era un bambino. Se per ipotesi io ricevessi il battesimo d'adulto, sapete che l'adulto non deve confessarsi se riceve il battesimo d'adulto. Perché non è prima si confessa e poi riceve il battesimo. Il battesimo è il sacramento della rigenerazione che toglie tutto. E quindi quando noi mettiamo la mano nell'acqua santa andando in chiesa, già lì ricordiamo che siamo stati purificati, che siamo stati rigenerati, che siamo diventati figli di Dio. E siccome poi non ci basta, poi ecco lo confessiamo anche pubblicamente. E poi ancora un'altra volta lo riprendiamo, fino a un attimo di fare la comunione, Signore non sono degno, ma di soltanto una parola io sarò salvato. E allora tutto questo non ci insegna niente. Allora pure qui, no, la celebrazione, ecco il vivere la celebrazione, sono parole che dico o mi dovrebbero insegnare qualcosa? Se ho detto confesso a voi che dovete peccare per me che sono peccatore, allora vuol dire che mi sentì solidale con il peccatore. E non dovrei puntare il dito o accusarlo, perché sapete molte volte, no, quando è che si punta il dito? Quando io voglio distogliere l'attenzione da me per puntarla sull'altro. Siccome stanno parlando male di me, allora che cosa faccio? Meglio che parlano male di Don Ernesto. Allora quindi, mentre parla, allora porto l'attenzione su di lui e quindi automaticamente parla, capite? E quindi non guardano più me e faccio guardare a lui. Ma invece, se io lo so che lui è peccatore, ma perché sono peccatore pure io? Diventiamo solidali. Eh? Scagli la prima pietra. Ma tutti i santi, vedete, tutti i santi, no? Quando si andava a dire, ma tu sei santo, dicevi io, quando mai? Ripeto, non per giustificare il peccato, perché San Paolo dice allora Cristo allora è ministro del peccato, dice non sia mai. Però io ho anche la fiducia di potermi poi appoggiare, capite? Perché se mi sento condannato o giudicato, ma come faccio ad appoggiarmi? A chi vado a chiedere aiuto? A chi mi può capire? Perché vengo, perché lo sentiamo, no? Perché tu mi puoi capire. Noi dal Signore possiamo andare perché Lui ci può capire. Ma da presuntuoso, da orgoglioso, da chi si crede o si sente,
non ci posso andare perché lui non mi può capire, perché non mi vuole capire, non perché non ha la capacità di capirmi, perché non vuole capirmi. Ma questo che stiamo dicendo è per buttarci a terra? No, non vogliamo buttarci a terra. Vogliamo riconoscere certamente che questa nostra grande vocazione non riusciamo sempre a realizzarla, però lo vogliamo riconoscere. È perché se io lo riconosco, allora forse inizio anche a fare qualcosa per riappropriarmi della mia vocazione. Allora, se Gesù Cristo, no? Poi vedremo il mese prossimo, adesso dico una parola, è segno della presenza del Padre, poi vedremo che cosa è un segno. Quindi Gesù Cristo è colui che con la sua vita ci ha detto, ci ha dato e ci ha manifestato il Padre. La Chiesa, che è la continuazione di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è legato in uno spazio e in un tempo. Gesù Cristo dall'anno 0, meno 2 fino all'anno 30, 33, 34, lì in Palestina, quindi è lì. Quindi anche lì si colloca geograficamente, storicamente, in un posto. Con la sua ascensione al cielo, mandando lo Spirito, ha costituito la Chiesa. Quindi la Chiesa è la continuazione nello spazio e nel tempo dell'incarnazione di Cristo. Quindi se Gesù Cristo è tutto rivolto al Padre per manifestarlo, la Chiesa che cos'è? È tutta rivolta a Gesù Cristo, che è rivolta al Padre per manifestare Gesù Cristo, che è rivolta al Padre e manifesta Gesù Cristo. Siccome la Chiesa non è un'entità astratta, siamo noi. Quindi noi, rivolti a Gesù Cristo, mentre lui è rivolto al Padre, mentre lui rivela il Padre, noi riveliamo Gesù Cristo che rivela il Padre. No, è molto semplice. Gesù guarda il Padre e ce lo manifesta. Noi guardiamo a Gesù Cristo e manifestiamo Gesù Cristo. Manifestando Gesù Cristo, manifestiamo il Padre. Sembra così, no? Oppure ripeto, anche qui se proviamo a pensare, ma Gesù Cristo che cosa ha fatto? E Gesù Cristo camminava lì, camminava, mentre camminava lungo le aree di Tiberiade, si mette a parlare, guardate, vi farò pescatori di uomini, parla di questa realtà, mentre quell'altra realtà e parla della parabola della donna che ha perso la dramma, così, e quindi la realtà, e che cosa fa? Si mette a spezzare perché quella dramma per lei è importante, quella monetina, e quindi tanto fa che la ricerca. Dice, così la fa pure voi. Allora tu capisci, dici, ma sì, effettivamente, se questa cosa mi è importante, io mi metto a cercare, se non mi è importante non mi interessa, ma se mi è importante mi metto a cercare. Allora che cosa faccio? Vado a casa e mi metto a cercare. Perdonatevi, sarà perdonato. Se adesso venisse in mezzo a noi, no, l'angelo del Signore, e ci dicesse, vedi che tra 3-4 ore io ti vengo a prendere, che cosa faremmo? Io penso che andrei a riconciliarmi con qualcuno che forse sto un po' in difficoltà, perché voglio presentarmelo davanti a lui, voglio presentare a posto, no? Andrei a riconciliarmi con un altro, andrei a mettere un po' le cose a posto, andrei a confessare. Il problema sapete qual è? Che il Signore ha detto, tenetevi pronti perché non sapete né il giorno e né l'ora. Quindi tra 3-4 ore potrebbe essere per qualcuno. Però non è capite che adesso mi vado a riconciliare, perché sapete cosa penso? Sì, succede, ma sempre agli altri. Sempre agli altri deve succedere, non a me. San Domenico Savio che sta lì, si parlava sempre, una cosa così, e dice, ma se... E lui disse, stava giocando, continuerei a giocare. Evidentemente non aveva nessuno con cui doveva andare a riconciliarsi perché non aveva litigato con nessuno. E lo sappiamo la vita di San Domenico Savio. Fino a dire, ricordate, no, la morte ma non il peccato. Ora dico una cosa, noi purtroppo non abbiamo la sua innocenza. Ma il desiderio, capite? Non la tengo questa innocenza, ma il desiderio di poterla avere. Non sono bravo, ma il desiderio di poter essere bravo.
non sono buono, ma il desiderio di poter essere buono. E pensate che il Signore questo non lo benedice. Allora, questa è la dinamica nella quale dobbiamo entrare. Questo è il chicco di grano che è caduto in terra, se muore porta frutto. Questo è la realtà di quel mio egoismo che tenderebbe a farmi rispettare, a farmi amare, a farmi voler bene, ad essere furbo, ad essere più intelligente, ad essere più bravo, ad accumulare, a stare tranquillo, e poi probabilmente se ne parla. E proprio se ne parla. Ricordate anche qui la parabola, no? Stolto questa notte stessa di essere chiesta è quello che è accumulato, di chi sarà. Mercoledì inizieremo la Quaresima. Anche qui, attenzione a non pensare che iniziamo un'altra volta la Quaresima come quella dell'anno scorso. Quindi sarà un poco di penitenza, non mangeremo la carne, ci sarà il colore viola durante le celebrazioni. No, la Quaresima di quest'anno è la Quaresima di quest'anno. È la Quaresima che ognuno di noi vivrà in base a quello che lui quest'anno è, non quello che è stato l'anno scorso o 3 anni fa o 10 anni fa. E siccome la Quaresima è questo ritornare a scoprire che sono figlio di Dio, perché la Quaresima ci porta, la Quaresima ci porta a Pasqua. Noi mercoledì, iniziando il cammino, già davanti il nostro occhio, c'è già il Sabato Santo. Quindi già davanti, mercoledì, già siamo sentiti proiettati a Pasqua. Quindi tutto quello che noi faremo in questa Quaresima è tutto già un cammino verso la Pasqua. E Pasqua che cos'è? Appunto la risurrezione, perché non lo dimenticate, a Pasqua si ricevevano i sacramenti dell'iniziazione, battesimo, cresima e eucaristia. Se a Natale nasce il figlio di Dio, a Pasqua nasce il cristiano, a Pasqua nasciamo noi. Noi non riceveremo il battesimo, ma siamo chiamati, tanto è vero, la notte di Pasqua, il sacerdote, se ci sono i battesimi, fa i battesimi, e poi che cosa fa? Con l'acqua santa asperge tutta l'assemblea. E da questo gesto, anche il fatto che noi la domenica di Pasqua in famiglia si porta l'acqua santa e si benedice la famiglia, il capofamiglia, noi ricorderemo il nostro battesimo. Allora, in questo cammino quaresimale di questi 40 giorni, chiediamoci come io posso riscoprire che sono figlio di Dio. Ma non semplicemente, che bello, sono figlio di Dio. Se sono figlio, sono fratello, allora come vivere la figliolanza divina? Ecco Gesù Cristo, ecco perché poi la Chiesa ci dice che in quaresima tempo privilegiato per ascolto della parola di Dio. Allora in quaresima prendo un poco di più la Bibbia in mano, prendo un poco di più, ma già lo prendo, un poco in più, perché se già lo prendo ordinariamente, in quaresima che è tempo forte, se prima lo prendevo una volta, ma oggi prendo 2 volte, un pochino in più, mi soffermo un pochino, ma dici, ma il tempo non ce l'ho, e allora fatti i conti. Se il tempo non ce l'hai, però sta cosa che è importante, lo trovi un po' di tempo, ma io già faccio tante cose. Questa non è una cosa avvicinata alle altre cose, questa è quella che qualifica le altre cose. Se voglio che le altre cose siano sacramenti, diventino sacramento della presenza di Dio attraverso di me. Capite bene allora che a questo punto, anche quando io preparo il caffè o quando vado a lavorare, sono sacramento della presenza di Dio. Gesù Cristo ha lavorato facendo così. Gesù Cristo ha fatto il falegname insieme al Padre, e quando facevo falegname non ha parlato di Dio Padre. Quando siamo insieme a San Giuseppe in la falegnameria facevo solo lavoro, o in quel modo di lavorare non parlava anche di Dio. O come agiva non agiva anche come Dio. È a Madonna solo perché parlava di Dio che aveva incontrato. O come lei andava a fare la spesa o viveva con le amiche, anche era testimonianza, era sacramento della presenza dell'amore di Dio. Allora capite, se io capisco questi lineamenti, perdono, misericordia, perché mi sono soffermato sulla parola, quello che vivrò sarà manifestazione, visibilizzazione dell'incontro che ho vissuto con lui con la parola. E più parola ci sarà dentro di me, ma non a livello di quantità, ma di qualità. Cioè più ascolterò quella parola e la macinerò attraverso il mio orecchio, no, e la assimilerò dentro di me, più io poi i miei gesti, automaticamente, guardate, inavvertitamente, i miei gesti saranno la manifestazione di quella parola. Allora se la mano mia si alzerà per dare uno schiaffo, si alzerà e inizierà a benedire. Se la mano mia si alzava per prendere, la mano mi inizierà a donare. E se il piede me lo serviva per allontanarmi da qualcuno, adesso il piede forte di quella parola mi permetterà di avvicinarmi a qualcuno. E allora faremo la Pasqua. Allora la Quaresima, per quanto in certi momenti potrà sembrare pesante, perché un cammino di 40 giorni, vivendolo così, in certi momenti può essere un poco pesante, perché poi c'è l'aridità,
c'è la stanchezza, c'è la tentazione, c'è il demonio, però vivendolo così avremo quella forza e quando arriveremo a Pasqua saremo veramente rigenerati. Allora veramente quella notte, quando canteremo quel gioioso canto, stando in piedi dell'Alleluia, ci sentiremo partecipi di una vita nuova e ci sentiremo veramente nuovi. Non perché semplicemente lo sentiremo come una situazione di benessere, ma perché nei segni sacramentali veramente siamo nuovi.